strumenti. L'articolo 9 della Costituzione italiana recita: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. A complemento, le università sono collocate, dall'articolo 33, tra le istituzioni di alta cultura che, nei limiti stabiliti dalla legge, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi. Deputazione essenziale delle università è dunque l'alta formazione, ossia quella formazione che si alimenta necessariamente dall'apporto costante e costantemente aggiornato della ricerca scientifica. Pertanto l'università non ha la funzione di collocare nel mondo del lavoro, tuttavia non è pensabile, e certo non lo è più nel mondo globalizzato di oggi, che la formazione sia sganciata dalle esigenze che si profilano in termini di competenze culturali e professionali necessarie per l'inserimento degli attuali studenti nel mondo del lavoro, contemplando contemporaneamente, secondo le proprie vocazioni sul piano scientifico e didattico, la dimensione regionale e nazionale, nonché sempre più fortemente quella internazionale. Tale prospettiva deve essere considerata già nella fase di progettazione dei corsi universitari e non inseguita spesso in tavolo a quel punto ex post. Tali fini, il legislatore ha previsto come strumento di monitoraggio e di sintesi per la formazione di proposte formative coerenti ed efficaci il comitato di indirizzo, appunto, un organo che integra docenti, esponenti del mondo del lavoro e delle professioni e studenti. È un buon esempio di come possa intendersi la soprattutto autonomia dell'università. L'attuale sistema nazionale dell'offerta formativa, pur reso in parte macchinoso da una griglia di classi di laurea tanto articolata e sfrangiante quanto rigida, consente possibilità formative rilevanti, anche finemente attagliate sulle diverse specifiche esigenze. Ma si impone qui una riflessione generale. È ormai noto da decenni, nella letteratura specialistica ma anche nella stampa, che un mercato del lavoro in continuo aggiornamento necessita di figure professionali sempre nuove e dunque della capacità del lavoratore di rispecializzarsi più volte nel corso della vita. Tale duttilità professionale, a sua volta, richiede all'individuo una forte duttilità intellettuale e culturale che può essere assicurata solo da una solida formazione generale, incardinata sui saperi portanti del sistema scientifico-culturale proprio della grande tradizione dell'università europea ed italiana, con una dialettica critica e fertile tra tradizione e innovazione. Ciò in omaggio al dettato costituzionale così straordinariamente moderno nella sua ormai classica semplicità di sviluppare cultura della ricerca. Su tali fronti, logicamente distinti ma anche strettamente correlati sul piano fattuale, l'Università di Cagliari si sta impegnando con forza, come ha ben sottolineato e rappresentato il Magnifico, per offrire ai propri studenti una solida formazione che coniughi sostanza culturale e utilità nelle competenze specialistiche più avanzate, al fine di poter giocare un ruolo attivo e soddisfacente nel mondo del lavoro e quindi nella società civile. Questa giornata vuole essere un caso di studio, per così dire, nella ricerca e nell'attivazione di nuovi e più efficaci percorsi di collaborazione col mondo del lavoro e con gli esperti che se ne occupano, a partire dalle istituzioni che svolgono con competenza essenziali funzioni di sostegno. E quindi, grazie a tutti.